porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Ieri sera è partito il Grande Fratello, edizione 2015, tu quest'anno lo guarderai sì o no? No, come non ho fatto neanche gli altri anni. Non lo guardi mai? Mai. Per scelta? No, per scelta, no. Ho visto forse la prima stagione, ma poi basta perché non li sopporto. Come mai non li sopporti? Cosa non ti piace del Grande Fratello? Perché sono delle realtà finte, non mi piacciono queste cose dove la gente è messa in una casa, una cosa fintissima, non mi piace assolutamente. Scelgono spesso dei concorrenti con delle storie un po' off limits, no? Quest'anno c'è il concorrente sordo, il concorrente trans, che però prima militava nel mondo ecclesiastico, mettiamola così. Secondo te lo fanno per sfruttarli oppure per creare anche un po' di discussione, un po' di dibattito? Ma secondo me lo fanno perché non hanno più niente a cui aggrapparsi, perché ovviamente non si può più andare a prendere tante persone. Comunque hanno sempre preso delle ragazze e dei ragazzi molto belli, quindi per andare avanti devono per forza aggrapparsi a qualcosa. Povertà di idee. Esatto. Cosa piace invece del Grande Fratello alla gente secondo te? 14 anni che c'è e che ha successo. Ma non lo so, sinceramente non ti so rispondere, perché essendo una cosa che io non guardo, non ti so dire cosa potrebbe piacere. Evidentemente si ritrovano in queste cose un po' finte. È brutto da dire, però evidentemente è così. Si medesimano nelle storie dei concorrenti magari. Può darsi anche. Penso sì. Lo guarderà, perché? Cosa le piace di questo reality? Non so se lo guarderò sempre. Curiosità, non è che abbia qualche attrazione particolare. Curiosità verso che cosa? Case, concorrenti? No, così, nemmeno gossip, ma giusto per vedere come sviluppano le sinergie tra persone che non si conoscono, così. Spesso scelgono sempre dei concorrenti con delle storie un po' off limits, no? C'è quello sordo, c'è il transessuale, c'è quello che ha avuto delle esperienze di vita molto particolari, eccetera. Secondo lei è uno sfruttare queste persone per fare audience oppure è anche per suscitare dibattito tra i cittadini? Diciamo che potrebbe essere un mix, un po' di uno, un po' dell'altro, si aiutano a vicenda. Si aiutano a vicenda le due cose. Esattamente. È un programma molto criticato anche, cosa non piace alla gente del Grande Fratello? Cosa dà fastidio di quel programma secondo lei? La gente può anche pensare che sia finto, che sia costruito. Dicono che ci sono anche dei cattivi modelli per i giovani. Questo ce n'è un po' ovunque, anche sulla TV normale. Non è l'unico colpevole il Grande Fratello? No, direi proprio di no. Sì. Ti piace? Come mai ti piace? L'ho già visto parecchie volte, comunque, perché così vedo i giovani, comunque racconta di storie vere, diciamo che è interessante. Ecco, molti criticano proprio il fatto che cerchino sempre concorrenti con storie di vita un po' off limits, no? Cioè, quest'anno c'è la persona sorda, poi c'è il trans, poi ci sono insomma parecchie storie sempre molto particolari. Secondo te è sbagliato il fatto che li scelgano proprio per fare audience, per fare ascolti, oppure un modo invece per in un qualche modo creare dibattito, discussione su certi temi? Secondo me è per far prendere le persone che lo vedono, fare business, no? La gente lo guarda più volentieri se c'è più... Se ci sono storie un po' particolari. Ecco, mettiamo così. Secondo te perché da 14 anni il Grande Fratello è così criticato? Perché tutti lo criticano, poi lo guardano tantissimi, però è così tanto criticato? Sì, beh, ci sono tante cose da criticare, tipo i soldi che gli danno al primo, ad esempio, sono abbastanza. Tu dici, il montepremi è immeritato. Sì.